Ruberò qualche minuto, avendo rinunciato alla replica in sede di discussione generale, prima di affrontare gli emendamenti numerosi all'articolo 3, ci tenevo a chiarire alcune questioni che riguardano i temi che a vario titolo sono stati affrontati dai vostri emendamenti e sui quali purtroppo c'è il parere contrario del Governo. Gli argomenti che riguardano le alluvioni, le calamità, gli stati d'emergenza sono ovviamente molto delicati perché intervengono sulla vita dei nostri concittadini e quindi è bene che tutti abbiamo le stesse informazioni a prescindere dalla nostra posizione politica. In primo luogo all'articolo 3 sono presenti degli emendamenti che prevedono l'allargamento del patto di stabilità ad altri territori che nel frattempo, dopo che è stato approvato in Consiglio dei Ministri questo decreto, hanno subito situazioni di alluvione. Nell'ultimo mese ce ne sono state, ahimè, numerose. Il Governo ha deciso di non approvare, di dare parere contrario a questi emendamenti per una ragione molto semplice, perché esiste una procedura che prevede che prima di qualunque intervento di natura finanziaria destinato agli enti locali che hanno subito queste situazioni o destinati ai privati, comunque debba intervenire lo stato d'emergenza, dichiarazione che viene fatta, delibera che viene fatta dal Consiglio dei Ministri, e molti dei territori sui quali insistono alcuni degli emendamenti saranno oggetto di dichiarazione di stato d'emergenza nei prossimi Consigli dei Ministri. Penso soprattutto alle vicende che hanno caratterizzato il sud del nostro paese, Campania, Calabria e Sicilia in particolar modo. In quella sede, peraltro, e anche in questo caso abbiamo dato parere contrario ad alcuni emendamenti, in quella sede, cioè nel momento della dichiarazione dello stato d'emergenza, vengono anche apposte le prime risorse già escluse dal patto di stabilità, che quindi gli enti territoriali, regioni o chi per loro possono già spendere, prelevate dal fondo delle emergenze nazionali. Fondo delle emergenze nazionali che in legge di stabilità è finanziato per ulteriori 100 milioni per un totale di 250 milioni, a fronte invece di un precedente stanziamento di soli 150 milioni. Questo per, diciamo così, confermare a tutti i colleghi che vivono su territori che hanno avuto queste situazioni che le risorse per la prima emergenza, quella che noi chiamiamo fase 1, sono in queste disponibilità. Successivamente gli enti locali fanno richiesta in alcuni casi alle regioni sul patto di stabilità delle regioni, in altri casi allo Stato centrale, come è il caso dell'oggetto dell'articolo 3, di spazi di patto di stabilità. Allora, solo dopo la dichiarazione di stato d'emergenza, quegli enti locali che saranno coinvolti potranno accedere a questo fondo che noi abbiamo previsto dentro all'articolo 3 con un emendamento votato in commissione, peraltro, se non ricordo male, relatore all'unanimità, che dà una disponibilità ai comuni che hanno bisogno di utilizzare risorse proprie e quindi di liberare queste risorse dal patto di stabilità, risorse proprie destinate ad interventi legati all'alluvione. È evidente, io questo vi chiedo di registrarlo bene, è evidente che il patto di stabilità ha senso fino al 31/12 del 2015, perché come avete visto dal testo della legge di stabilità, poi si cambia regime in termini di contabilità, si va a pareggio di bilancio e quindi insiste, diciamo così, un'altra normativa. Pertanto le richieste che arriveranno su quel fondo saranno richieste legate a comuni che hanno risorse che possono essere spese al 100% entro il 31/12. Ultima questione, abbiamo anche dato parere contrario ad alcuni finanziamenti spot
oltre che su Parma e Piacenza, anche su altri territori, di 10, 15, 20 milioni per il rimborso alle attività produttive. Perché? Perché all'articolo 26 della legge di stabilità è già previsto uno stanziamento di 1,5 miliardi, di 1,5 miliardi, che verrà destinato alla luce di quelle che sono ovviamente tutte le verifiche che verranno fatte dalla Protezione Civile, che verrà destinato alle attività produttive, alle imprese, ai privati che da aprile 2013 al 31/12/2015 vivono in territori per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Quindi siamo già dentro alla condizione di poter dare risposte più uguali per tutti alle condizioni che si sono verificate in questi 2 anni, in modo tale che non ci siano discriminazioni tra territori e territori. Inoltre, questo lo dico anche con un certo orgoglio, lo stanziamento di 1,5 miliardi per il rimborso ai privati per queste tipologie di stati d'emergenza è il primo stanziamento della storia repubblicana, perché in realtà i rimborsi ai privati sono stati riconosciuti esclusivamente nei casi di stati d'emergenza da terremoti, in particolar modo gli ultimi e i più recenti sono quelli legati alla ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere e alla ricostruzione del cratere di Modena, della Lombardia e del Veneto, e quindi del terremoto del 2012. Per cui questa norma, che ovviamente seguiremo nell'atto di conversione della legge di stabilità, è una norma particolarmente importante che raccoglie e risponde a moltissime di quelle che sono le esigenze dei colleghi rispetto ai territori alluvionati nell'ultimo periodo. La ringrazio. Onorevole Nesci. Sì, grazie Presidente, ringrazio il Sottosegretario per questo intervento. Ha parlato di stanziamenti che ci saranno nel breve termine, anche se per esempio per gli ultimi eventi che hanno riguardato la Calabria, ma poco prima la Campania, la Sicilia, ancora i danni non sono stati quantificati, quindi anche qui stanziare una cifra senza sapere effettivamente quali siano stati i danni ci sembra ovviamente una proposta ancora troppo superficiale. Al governo tutto, sappiamo bene che queste alluvioni, questi accadimenti non sono una